Ciao fotografo! A causa di questa emergenza sanitaria siamo tutti chiamati, per lavoro o per diletto, a cimentarsi con le videochiamate. E finché la videochiamata resta tra amici, i classici aperitivi in webcam, ma chi se ne frega? Ma quando si tratta di una call importante, una riunione di lavoro o un'ospitata in TV, converrete con me che apparire ben illuminati e con un'inquadratura accettabile sia il minimo sindacale che ci si dovrebbe aspettare. Ecco invece una sintesi di quello che stiamo vedendo quotidianamente in questi giorni. Non è il vostro caso, comunque voglio darvi qualche consiglio su come in due step potete andare a migliorare concretamente la vostra immagine durante le videochiamate, in modo che rimanga coerente al livello della vostra professionalità. Primo passo, inquadratura e composizione. Dovete sapere che le webcam montano ottiche grandangolari, focali corte che consentono di avere un angolo di campo maggiore, quindi una visione più ampia della stanza in cui vi trovate, ma al contempo allungano la proporzione dei piani nella profondità dell'immagine. Per questo motivo la distanza da mantenere rispetto alla webcam va gestita un po' in base alla nostra fisionomia, quindi ai volumi del nostro volto. Per esempio, se hai un naso già piuttosto pronunciato, sarebbe meglio evitare di avvicinarsi troppo, almeno che tu non sia ad un provino per recitare nella parte di Pinocchio o del Cyrano. E questo consiglio vale un po' per tutte le persone che hanno dei volti un po' allungati. Insomma, ognuno di noi può scegliere a suo gusto la distanza da mantenere rispetto alla webcam, e pochi centimetri possono fare la differenza. Parliamo adesso di punto di vista, che è il punto dal quale viene ripreso il soggetto. In questo caso il soggetto siamo noi, il punto di vista coincide con la nostra webcam. Qui ci può venire incontro un po' di grammatica del linguaggio cinematografico. Vi faccio un semplice esempio. Mettiamo che voi siate l'amministratore delegato di una grande azienda e vogliate apparire in videoconferenza con piglio autorevole. Evitate quindi di inquadrarvi dall'alto verso il basso perché vi si rimpiccioliscono le spalle e il corpo più in generale. I vostri interlocutori vi vedranno dall'alto in basso e non penso che questa immagine vi restituisca l'autorevolezza che cercate. Ma evitate anche di fare l'errore opposto, che è quello di inquadrarvi troppo dal basso. Insomma, cercate di non sembrare Don Vito Corleone nel Padrino. Io per esempio in questo momento vi sto parlando da un punto di vista che fa sì che la mia webcam, quindi il vostro sguardo, sia all'altezza del mio. Ci guardiamo direttamente negli occhi, come due innamorati. Ma Claudio, ma la mia webcam è integrata al portatile, come posso fare a cambiarne la posizione? Alzalo, mettendoci magari due o tre libri sotto, no? Adesso concentriamoci sullo sfondo. Oltre chiaramente a mettervi in una posizione che sia sufficientemente vicina al router, in modo che un'eventuale mancanza di segnale non vi faccia apparire come un Picasso digitale. Adesso vi do qualche elemento utile per ricreare un ambiente efficace. Cercate di apparire in un contesto che vi rappresenti. Anche se siete chiusi in casa, bastano pochi elementi posizionati in modo strategico a richiamare la vostra attività, o più semplicemente a raccontare chi siete o cosa vi appassiona. Ricercate l'essenzialità. Sto vedendo molte interviste in TV che, guardando lo sfondo dell'intervistato, mi sembra di assistere a una puntata di Sepolti in casa, la serie sugli accumulatori seriali. Alcuni oggetti che raccontino la vostra personalità, magari in modo iconico, vanno benissimo, ma troppi oggetti disposti in modo caotico o fuori contesto possono distrarre l'attenzione dello spettatore rispetto a quello che state dicendo. Ma guarda che carina quella foto appoggiata sul mobile di Severnini, ma è con la moglie? Che pensiero dolce, ma sarà del matrimonio? Oh, guarda lei come sta bene con quel vestitino. Sì, ma che ha detto Severnini? Voi che ne so, e ti stavo parlando della foto, è possibile che non stai mai attento quando ti parlo? E poi è meglio evitare di inquadrare dall'alto o dal basso in caso di sfondi molto vicini che presentino delle linee verticali. Per esempio le librerie, le piantane, le piantone e via discorrendo. La convergenza di queste linee verso il punto di fuga, unita alla mancanza di allineamento dell'inquadratura con l'orizzonte, il tutto accentuato dalla focale grandangolare, faranno sembrare la vostra casa il dipinto venuto male dell'allievo senza talento di Kandinsky. Vedete invece come le linee presenti nel mio sfondo, allineate bene ai bordi dell'inquadratura, conferiscano un senso di pulizia all'immagine. Se è vero che tanta confusione non aiuta, al contrario, il classico muro bianco a tutto sfondo potrebbe sembrare un pochino cheap, facendo un po' quell'effetto cameretta dello studente al primo anno. Immagini subito la triste stanzetta con un lettino a piazza singola e una scrivania riciclata dalla nonna, con una sola sedia, instabile tra l'altro. E ora parliamo del tallone d'Achille della maggior parte delle dirette che sto vedendo in videochiamata in questi giorni. L'illuminazione! Cioè, non è che abbia avuto un'idea improvvisa, vi volevo solo parlare di alcune luci e di come impostarle prima di accendere la webcam. Come prima cosa vi dico che non esiste una luce che possa andare bene per tutti. Abbiamo volti di volumi diversi, pelle di qualità e di luminosità differenti, età di ogni genere, capelli di tutti i tipi. La formula magica in fotografia non esiste. E questo è un bene. Altrimenti noi fotografi potremmo essere facilmente sostituiti da dei siti di fotografia in stock. Ma posso sempre darvi dei punti di riferimento, delle linee guida che si adattino ad ognuno di voi. Prendetele come comprereste un vestito di qualità, che vi sta molto bene ma non potrà mai competere con un vestito fatto su misura per voi. Vediamo subito come potete illuminare la vostra videochiamata. Intanto dividiamo la luce in due categorie, luce naturale e luce artificiale. Entrambe vanno sapute gestire e controllare. Se vivete in una casa luminosa, siete fortunati perché potrete utilizzare la luce che entra dalle finestre. Vediamo cosa fare e cosa è meglio evitare nel caso scegliessimo di utilizzare una fonte di luce naturale.
meglio evitare il sole diretto perché è troppo instabile. Passa una nuvola e la vostra webcam è costretta a compensare la luce. Vi ritroverete il classico e fastidioso effetto del cambio continuo di luminosità. Oppure il sole va dietro il palazzo e improvvisamente la luce cambia senza che voi ne abbiate il controllo. Inoltre, la luce diretta del sole sugli occhi, soprattutto in ambienti chiusi, può essere difficile da sopportare per lunghe videochiamate. Come risolvere? Spostatevi in un punto dove la luce arrivi soltanto riflessa dalle pareti. Oppure tirate le tende. Se avete la classica tenda bianca, leggera come la mia, farà da diffusore, creando una luce gradevole in tutta la stanza. In linea di massima, l'ideale è lasciare che le finestre si trovino laterali rispetto a voi, in modo che la luce principale vi illumini di lato e la luce di ritorno, che è quella riflessa dalle pareti, vada a schiarirvi l'altra parte del volto. Questo può conferirvi un volume piacevole e creare un gradiente gradevole sullo sfondo. In ogni caso, la luce naturale ha un grande limite, che è quello di seguire l'andamento del sole. Se dovete intervenire in una videoconferenza della durata di 2 ore, che magari inizierete alle 18, la scelta di servirsi esclusivamente della luce solare può non essere la soluzione adeguata. È molto probabile che nelle 2 ore seguenti i vostri spettatori vi vedano passare dal giorno alla notte, in una involontaria ma divertente esibizione crepuscolare. La luce artificiale, al contrario, vi può consentire di mantenere un'illuminazione costante e controllata, ma vi consiglio di non mischiarne troppa. Ogni fonte di luce ha la sua temperatura colore differente. Se andate mischiandole senza troppa cognizione di causa, il rischio è che la vostra webcam non riesca a gestire il bilanciamento del bianco. Risultato? Troppi colori che se ne vanno in giro e la vostra pelle che ne subirà per prima le conseguenze. Allora scegliete da dove partire. Lampadina a luce calda, lampadina a luce fredda, neon. Scegliete una direzione e non mischiate. In questo caso vi consiglio di investire qualche soldino in luci adeguate, in una webcam esterna USB di qualità. Non volete spendere? Arrangiatevi con quello che avete in casa. Ma vi mentirei se vi dicessi che sarà sufficiente ad ottenere un'immagine professionale. Quanto è importante per voi apparire credibili di fronte ai vostri interlocutori? Questa è la domanda che dovreste porvi prima di spendere dei soldi in attrezzatura. Se il vostro dispositivo dispone già di una webcam di qualità, potreste risparmiarvi la spesa. Al contrario, potete trovare degli ottimi modelli tra le 70 e le 200 euro. Una buona webcam full HD gestirà meglio le condizioni di luce scarsa, il fuoco automatico e più in generale l'immagine ripresa. Per quanto riguarda le luci, esistono svariate soluzioni. Le classiche luci anulari, che sono molto usate da chi vuole apparire senza rughe, si tratta di un anello, solitamente LED, da montare intorno alla webcam. Proiettando la luce super frontale tende ad annullare le ombre del volto, alleggerendo di molto anche le imperfezioni. È una luce che non amo, primo perché appiattisce i volumi, ha una luce poco naturale, crea degli speculari a forma di anello sugli occhi e dovendo stare per sua natura intorno alla webcam te la trovi sempre puntata in faccia. Per questo motivo la trovo molto fastidiosa nelle sessioni lunghe di videochiamata. Ma se proprio ci tenete ad essere eterei e levigati come Barbara D'Urso, potrebbe essere la direzione giusta per voi. Se poi cercate tra i kit di illuminazione fotografica vi escono varie soluzioni, molte di queste valide ma al contempo ingombranti. Parto dal presupposto che non avrete voglia di perdere troppo tempo nell'impostare la vostra videochiamata, quindi vado a escludere i softbox e gli ombrelli, concentrandomi su una soluzione che è piuttosto comoda e veloce da montare. I pannelli LED, per esempio, li vendono anche in kit da 2 pezzi insieme agli stativi necessari. Non scaldano e alcuni modelli consentono di variare la potenza e la temperatura colore della luce. Uno dei due potreste usarlo su di voi, magari un po' 3/4 frontale e leggermente dall'alto, mentre l'altro potreste utilizzarlo per illuminare l'ambiente circostante. E se siete abbastanza bravi, potreste posizionarlo in una posizione tale da proiettare un leggero controluce dalla parte opposta rispetto al pannello frontale. Questi prodotti li trovate in molte varianti, differenti marche, modelli e prezzi. Date un'occhiata a quelli più venduti e che ricevono maggiori recensioni positive da parte dei clienti. Una terza e valida alternativa è quella di mischiare la luce naturale a quella artificiale, che è la soluzione che sto adottando per questo video, ma è una strada che va saputa gestire. Fate dei tentativi e attenti a non creare troppa confusione. Resta il problema della luce che se ne va. Tenetelo in considerazione e lasciate che la luce naturale funga solo da contorno e integrazione. Se riuscirete a mischiarle adeguatamente, avrete ottenuto la certezza della luce artificiale e la piacevole credibilità di quella naturale. Secondo i miei calcoli, con circa 300 euro dovreste potervi portare a casa luci e webcam di buona qualità. Ma non dimenticate la fondamentale importanza dell'audio. Su questo argomento, però, lascio volentieri la parola a chi ne sa più di me.